Conto corrente aziendale. Sono Ciro Muto, mi occupo di finanza, management e crescita personale. Se questi argomenti ti interessano, lascia un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video. Bene, oggi ho deciso di girare un video dedicato a chi gestisce un'impresa. Molti dei miei lettori sono dei piccoli e medi imprenditori e per questo motivo oggi ho deciso di parlarti di un conto business. Se sei un imprenditore, sei cosciente e hai sicuramente capito che hai bisogno di tenere sotto controllo le tue finanze. Il flusso di cassa all'interno dell'azienda è una di quelle cose che devi tenere costantemente sotto controllo. Con il conto che ho intenzione di presentarti oggi, voglio semplificarti la tua vita aziendale in uno dei migliori modi che il web oggi ci offre. Il conto in questione si chiama Soldo e si apre online in meno di 5 minuti. Ma prima di passare alle caratteristiche del conto, cerchiamo un attimino di capire per quale motivo dovresti gestire le finanze della tua azienda con un conto aziendale. Il primo motivo è legato alle questioni fiscali. Anche se in Italia ancora non esiste una legge che predispone l'obbligo di avere un conto aziendale se hai una ditta individuale, per le società è leggermente diverso. Il secondo motivo per avere un conto aziendale è quello di avere tutto sotto controllo. Spese aziendali e spese familiari non dovrebbero mai confluire all'interno dello stesso conto corrente. Il terzo motivo per il quale dovresti avere un conto aziendale è legato agli aspetti burocratici. Un imprenditore che ha tutte le finanze sotto controllo ci riesce nell'80% dei casi attraverso uno strumento come un conto business fatto come si deve. Passiamo adesso alla presentazione del conto. Il nome te l'ho già svelato, il conto si chiama Soldo. Una delle caratteristiche vincenti di questo conto è la possibilità di far accedere i tuoi dipendenti al conto senza mettere le mani sull'intera somma del conto. Infatti Soldo come conto corrente aziendale offre una modalità di gestione molto flessibile e diverse possibilità di accesso al conto, con limitazioni a tua completa disposizione. La seconda caratteristica vincente di questo conto è la possibilità di richiedere e distribuire eventuali carte di credito all'interno della tua azienda e ai dipendenti che ne fanno parte. Quello che contraddistingue il meccanismo delle carte aziendali rispetto alle carte aziendali legate al conto business è la possibilità di gestione separata. Nello specifico, con Soldo, quando richiederai una carta per uno dei tuoi dipendenti, avrai la possibilità di assegnargli un plafond completamente slegato da quello del conto. Un altro aspetto da non sottovalutare è quello legato all'assistenza. Negli affari il tempo è denaro e con questo conto corrente difficilmente perderai tempo in quanto la loro assistenza è veramente molto efficace. Il controllo per quanto riguarda il conto corrente aziendale è una di quelle cose da tenere sempre sotto controllo, in quanto tu devi sapere con estrema precisione dove sta finendo il tuo denaro. Con Soldo questo tipo di controllo avviene in maniera automatica ed è sempre a portata di mano, anzi a portata di smartphone. Ogni volta che uno dei tuoi dipendenti effettua un acquisto con la carta, tu ne sarai direttamente a conoscenza in tempo reale. Ultimo aspetto, non per importanza, è la questione legata al controllo proprio dallo smartphone. Oggi un conto business deve avere la possibilità di accesso da ogni strumento disponibile e oggi tutti viviamo con lo smartphone tra le mani 24 ore al giorno. Arrivato a questo punto ti starai chiedendo se Soldo è realmente un conto corrente aziendale o se è molto di più. In effetti, stando alla dicitura sul loro sito ufficiale, il conto non è un vero conto ma è un servizio finanziario ed è uno di quei servizi finanziari che vale la pena di pagare. Passiamo adesso alla fase più importante, ovvero le caratteristiche e i prezzi. Soldo si presenta in tre pacchetti completamente diversi. Quello iniziale è il pacchetto Start, che costa 0 euro. Questo pacchetto potrai gestire fino a 5 carte Mastercard, avrai l'accesso alla console web e all'applicazione, potrai inviare il tuo denaro gratuitamente e controllare le spese, potrai integrare il tuo conto con il tuo sistema di contabilità interno. Per i clienti più esigenti c'è la versione Pro. Alla versione Pro vengono aggiunte diverse caratteristiche, tra cui la possibilità di aggiungere delle ricevute, la possibilità di effettuare dei trasferimenti automatici verso i dipendenti, la possibilità di aggiungere note e caratteristiche all'interno delle tue spese, la possibilità di aggiungere dei ruoli e dei permessi all'interno del sistema. Questo pacchetto ha un costo di 5 euro. Per quelli ancora più esigenti c'è la versione Pro, che costa 9 euro. E in aggiunta a tutto quello che abbiamo visto, ci sarà la possibilità di gestire le carte in valute diverse, tra cui il dollaro. Potrai avere delle carte non nominative,
una reportistica avanzata e un controllo migliore dei ruoli, e avrai anche la possibilità, molto interessante, di aggiungere le carte carburanti all'interno di questo sistema. Bene, per quello che mi riguarda, credo di averti dato non solo tutte le informazioni, ma tutto quello di cui hai bisogno per capire se Soldo può essere la soluzione adatta alle tue finanze. Personalmente ho cominciato con il piano gratuito e sono già al piano avanzato. È un sistema che mi permette di tenere non solo sotto controllo tutte le spese aziendali, ma di avere a portata di mano tutto quello che mi serve sapere e tutto quello che posso gestire anche da remoto. Se ancora non ti sei convinto, qua sotto in descrizione ti lascio il link per aprire la versione gratuita e per iniziare a fare i tuoi primi test. Ricordati che ogni piano ha i suoi vantaggi e che ogni azienda ha le sue dimensioni, quindi cerca di rapportare il piano di questo servizio alla dimensione della tua impresa. Se hai la necessità di gestire una flotta di veicoli, quello che ti posso consigliare è il conto nella sua versione più avanzata. In caso contrario, puoi anche optare per una versione del pacchetto centrale, quella da 5€. Detto questo, io spero che le informazioni siano state per te veramente di valore e che tu possa aver trovato una soluzione e un'integrazione all'interno della tua azienda. Se questo video ti è sembrato interessante, voglio rinnovarti l'invito che ti ho fatto all'inizio. Iscriviti e attiva le notifiche. Io sono Ciro Muto e questo era il mio video dedicato alla finanza. Questo è davvero tutto, io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!